Kate, duchessa di Cambridge e sua sorella Pippa Middleton sono state incoronate sorelle più amate della nazione in un recente sondaggio, battendo la regina e la principessa Margaret nel processo in un sondaggio di 1000 donne con sorelle. Le sorelle Middleton hanno ottenuto il 23% dei voti, battendo la regina Elisabetta II e sua sorella, la principessa Margaret, al primo posto. La duchessa di Cambridge, 39 anni, e sua sorella minore Pippa, 38, sono state nominate le sorelle più amate della nazione in un sondaggio lanciato per contrassegnare la nuova gamma Kindy Kids Scented Sisters, che mirava anche a esplorare il legame unico tra sorelle femmine. Pippa Middleton è entrata sotto i riflettori durante il matrimonio del duca e della duchessa di Cambridge nel 2011, dove è stata vista indossare un abito da damigella d'onore attillato all'abbazia di Westminster. I secondi classificati nel sondaggio sono stati la nonna del principe William, la regina Elisabetta e la defunta principessa Margaret, per la quale ha votato il 17% della nazione. In terza posizione congiunta c'erano le pop star australiane Kylie e Kanye Minogue e Kim. Kourtney e Khloe Kardashian e Kendall e Kylie Jenner con il 16% dei voti. Anche altre famose coppie di sorelle hanno fatto parte della lista, tra cui le superstar del tennis Venus e Serena Williams, che hanno conquistato il posto successivo con il 15%, mentre le ex star di TOWISM e Billie Fay hanno avuto l'11% e John e Jackie Collins hanno ottenuto il 10% dei voti. Un portavoce di Kindy Kids Scented Sisters ha dichiarato: la ricerca ha anche confermato l'importanza della connessione fraterna unica che rimane con sorelle e amici dall'infanzia all'età adulta. Mentre le ragazze hanno un fratello minore, James Middleton, la sorellanza tra i due è stata un punto focale per i fan reali. Dal matrimonio di Kate nel 2011, il legame della sorella è rimasto intatto, nonostante il ruolo impegnativo di Kate come duchessa di Cambridge. Nel 2014, Pippa ha detto a Today, siamo molto vicini, e, sai, ci sosteniamo a vicenda e riceviamo le opinioni e le cose reciproche.